3, 2, 1. C'è il riservo dell'orso, la tana dell'orso, si parla avanti con Angela. E stiamo a fare la tana dell'orso a Pettorano, ma ancora non abbiamo iniziato. No, un altro posto, al Museo dell'Orso, a Pizzone. Pizzone, Pizzone. Molise, vicino al... Non è lontano dal Fedena, comunque. Sarà un quarto d'ora, venendo dal Fedena. Si può fare? Amici, 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 siamo qui a Bubutaghet tutti insieme allegramente con il caldo che piano piano scende qui sull'Abruzzo, sulla costa abruzzese, già tutti sono al mare in costume, vai. E prima di presentarvi gli amici, c'è anche qualcuno a sorpresa, ospiti a sorpresa che dopo vi farò vedere troppo forte, amatissimo qui dalle nostre parti. Io voglio salutare i nostri sponsor, Icon Palestre di Valerio Liburdi e Pronto Rent di Piero Di Tullio, appunto la palestra di Montesilvano, Valerio Liburdi, e Icon Palestre che si trova appunto verso il centro di Montesilvano in via Ruffigli, e Pronto Rent appunto che porta questa macchina in rent, in noleggio ovunque, ovunque abbiate bisogno, ecco Piero, Piero Di Tullio che è presente, c'è. Ma tra gli ospiti oggi è venuto a trovarci Mario Cipollone, è il presidente di Salva l'Orso, salvate l'orso, salviamolo tutti st'orso, e ci parlerà dei grossi carnivori e come dobbiamo comportarci. Ci parlerà dell'orso, ma soprattutto del lupo, e un po' nella nostra regione abruzzese. E anche Gabriele Di Camillo è venuto a trovarci, scrittore proprio dell'orso, del piccolo orso Bruno, ci ricorderà appunto il libro destinato ai ragazzi. Ma abbiamo anche Beniamino Cardines, che ha vinto il premio, pensate, come miglior autore 2023, premiato proprio alla Fiera di Torino a Lingotto, con una bellissima targa, e poi ci racconterà questa esperienza, perché ha dovuto gareggiare con grandi autori che sono famosi e importanti, e lui è riuscito con un libro per ragazzi a trionfare. E abbiamo Manuela Prosperi, che ci parla della festa della geomanzia. Non chiedetemi, chiediamo a lei, perché solo lei sa che cos'è questa festa della geomanzia, e ci parlerà della geomanzia. Patrizia Splendiani, per la crescita interiore, parlerà del suo libro Meion, ma soprattutto dei corsi che possiamo fare con lei per crescere e togliere sti blocchi interiori che ci impediscono di fare ciò che vogliamo. E lo psicologo, autore del libro Se corri più del destino, Elio Di Maio, ci parlerà di una parte di questo libro e perché è bello e perché dobbiamo appunto leggerlo. Ci consiglierà appunto come anche lui, come fare dei corsi con lui per genitori, corsi per genitori, per conoscere meglio l'infanzia e l'adolescenza. E ci sta pure Simone Merlonetti, è venuto La Vendita con Simone, ci sono tante domande per lui a cui lui risponderà, e in particolare c'è Carmen Passariello, che è una esperta di marketing, e lei gli ha fatto una domanda proprio sul turismo, e lui si è preparato e risponderà su questa domanda, ma anche altre domande che sono pervenute. E da Pretoro Antonio Masciantonio, il nostro caricaturista. Ma adesso musica.